Sul neutro di Martorano, Cervi di Gia Marina danno vita a una sfida spettacolare, ricca di emozioni, con il Cervi che è in gran parte il pallino del gioco, ma che nel finale si addormenta permettendo all'Igea un 1-2 micidiale prima che il solito Bondi, con una magistrale punizione, metta le cose a posto per i suoi, spezzando il colpo esterno dell'Igea che avrebbe dato un'importante svolta alla propria classifica. Ma andiamo con ordine, con le immagini a cura di Giacomo Alpini, ci spostiamo sulla prima manovra del giallo-blu di casa. Ceccarelli pesca in docca, l'attaccante lesto nei girarsi, ma trova Berardi a bloccare la sfera. La punizione di Braschi nasce la ribattuta dell'Igea sul piede caldo di Endok, che trova ancora una volta l'estremo ospite a negargli la gioia del gol. L'Igea si rende pericolosa per la prima volta con Marchini, che lanciata a rete spedisce questo pallone verso l'incrocio dei pali. Più preciso, il compagno Bellavista, che direttamente a calcio piazzato chiama Bragion alla risposta in corner. Endoka, ma Edomo questa volta apre per la corrente Fabi, che scarica in corsa un diagonale che si spegne a lato. Il Cervia continua a divorarsi occasioni da rete. Il solito Endoka porta a spasso palla avversario, giretto in aria. Zero spazi, quindi assist per la corrente Cialotti, che spreca un rigore in movimento. Da calcio piazzato, Mema scalda i guantoni a Bragion, che deve deviare il pallone in calcio d'angolo, mentre Bellavista, servito proprio dal compagno di reparto, impegna così l'estremo di casa. Endoka, nel frattempo, spostatosi sulla destra, aspetta l'inserimento di Braschi, che calcia debolmente tra i guantoni di Berardi. Lo stesso attaccante, in maglia numero 9, lanciato in profondità, deposita il pallone sul fondo. Non è giornata, sembrerebbe dire. Proprio in cucciolo di tempo, cerca Renli pennella questo pallone per lui, ma l'attaccante albanese di testa non reca difficoltà all'attento Berardi. A inizio ripresa la musica cambia, da corner il Cervia passa, Vespignani, lasciato colpevolmente solo sul secondo palo, ringrazia depositando i palloni dell'1-0 in fondo al sacco. Vantaggio meritato, potremmo dire. Stesso schema che si ripete 10 minuti più tardi, questa volta sotto misura Bondi commette carica sul portiere Berardi. L'arbitro annulla il gol e ammonisce il numero 10 di casa. Mena, nel frattempo, dall'altra parte, a calcio piazzato, inizia a fare le prove per il gol, spera a lato, mentre la discesa di Valentini si spegne sull'esterno della rete e probabilmente avrebbe meritato maggior sorte. Il Cervia non si ferma, soprattutto Endoka, che tenta la solo personale conclusione centrale, come del resto quella che gli capita poco dopo, quando recupera un pallone perso malamente dalla retroguardia ospite, spedendolo direttamente tra i guanti di Berardi. Ma l'occasionissima per mettere in ghiaccio il match parte dai centrali difensivi. Ceccarelli trova Vespignani, apertura per il neo entrato Corzani, tiro a botta sicura, ma Berardi c'è. E questa parata risulterà decisiva ai fini del risultato, perché anche dall'angolo il portiere chiude nuovamente lo specchio della porta al numero 17, svegliando l'Igea, che con Bellavista domestica questo pallone prima di spedirlo con rabbia dentro la porta avversaria. 1-1 è ristabilita la parità in campo, con gioia meritata con tutta la squadra e con i tifosi accorsi a Martorano. Ma la rabbia non si ferma certamente qui. Mema indovina l'angolo da calcio piazzato, ribaltando la situazione e festeggiando con tutta la squadra e i tifosi l'impresa, prima che il capitan Bondi inventi musica, magia e poesia con un calcio piazzato che sa tanto da numero 10. Fine dei giochi 2-2, e possiamo dirlo con enorme entusiasmo: che partita!